Buongiorno a tutti. Buongiorno ragazze. Oggi mi metto in cucina. Vi voglio far vedere questo coltello qua che ho comprato. E sono coltelli di Ballarini, sono buonissimi. Tagliano molto bene, non è una pubblicità, ma siccome ho già provato uno un po' più grande, ho ricomprato anche uno un po' più piccolino, che tagliano veramente bene. Vedete, io c'avevo già uno un po' più grande, ho ricomprato anche quello più piccolo perché gli altri piccoli li devo buttare via. Allora, tipo questi coltelli qua, vedete, questi non, uno è rotto praticamente e l'altro non riesce neanche a filare perché quando non tagliano li devo buttare via. E poi in piazza ho comprato anche questi infusi qua che c'erano. Tutti i banchi con tutte le cose da mangiare, ecco. E c'era un banco di infusi, ho comprato due infusi che sono buonissimi. E come vedete, questo negozio qua si trova a Forlì, dove abito io, non c'è neanche uno. Anche se costa tanto, però sono molto più buoni, ecco, delle bustine di tè, ecco, intendo. Come avevo fatto vedere, la scatola la vorrei rimenare, adesso finisco queste tè qua e faccio qualcos'altro con quella scatola lì. Guardate come taglia bene quel cartellino qua, mi ha tagliato anche la carta. Ah, un'altra cosa che volevo chiedere, il pomodoro ragazze, questo pomodoro qua fatto in casa, vi vorrei chiedere se sapete qualche pomodoro che non è acido, di qualche marca che è buono, ecco, perché io non riesco a trovare il pomodoro e sostituirlo questo qua fatto in casa, perché hanno sempre qualcosa o che è acido o che non lo so, non ci piace. Niente ragazzi, oggi mi metto qua in cucina. Faccio un po' di verdure al vapore e poi dopo sto già facendo anche un po' di ragù e niente, faccio anche involtini, vi faccio vedere come faccio io se vi interessa, ecco. Se poi non vi interessa, scrivetemi nei messaggi se non volete vedere i video in cucina, ecco, facciamo video di pulizia e basta. Taglio un po' di Emmental, poi ho comprato lo speck e un po' di bistecchini di maiale tagliati molto molto sottili, ecco. Potete fare anche con prosciutto cotto, ecco, anche con prosciutto cotto è buono, però siccome Andrea piace più, non piace tanto il prosciutto cotto, faccio con lo speck, ecco. E sto facendo i mortini per lui perché per me sto facendo il pollo.
lavo alcune cose e poi le asciugo. Poi mi preparo anche un po' di tè caldo da portare a lavorare, che ho ancora un po' di tosse, allora ci metto anche un po' di limone e un po' di miele, ecco. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ho fatto un po' di compagnia anche oggi. E niente ragazzi, e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!